Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Si è sempre prodigato per il prossimo con i suoi concerti di beneficenza e le sue attività benefiche che lo hanno reso un artista davvero pronto a sostenere anche i più deboli, dimostrato in diverse occasioni. Stiamo parlando del rapper Federico Lucia, che tutti conosciamo come Fedez. Un uomo che ha saputo affrontare tantissime situazioni, fatte di gioie e di estremi dolori che lo hanno cambiato per sempre. Fede sorride sin da suoi esordi, a credere nel suo talento sono stati i suoi genitori che hanno sempre sostenuto e aiutato il loro figlio nelle scelte all'interno del mondo artistico e dello spettacolo. Infatti sua mamma e anche la sua manager, in una intervista egli rivelò che con i primi guadagni cercò di sanare i debiti, tanto da affermare: "Non eravamo una famiglia da mulino bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo." È sempre stato chiaro il successo che il rapper ha voluto dare al suo pubblico, ossia quello di comunicare al meglio e cercare di lanciare quanti più messaggi possibili e diretti all'interno della società. Egli, infatti, ha confessato: "Non c'è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c'è sempre stata un'urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c'è mai stata la ricerca della fama in sé, il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male." Tutti sappiamo che Fedez è legato alla bellissima influencer Chiara Ferragni, con cui ha una splendida famiglia e due bimbi meravigliosi, Leone Lucia Ferragni e la baby Vittoria. Purtroppo, però, egli ha dovuto affrontare sui social un botta e risposta con Serena Mazzini, che ha rivolto al rapper delle accuse molto pesanti. Fedez è molto furioso. Ecco il motivo. Fedez ad ottobre ha condiviso gran parte della sua vita privata, ma a marzo, purtroppo, ha dovuto affrontare una battaglia molto più grande: un tumore al pancreas operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. A far infuriare il rapper di recente è stata l'attivista Serena Mazzini, che avrebbe affermato in una stories come è difficile per i comuni mortali sconfiggere il cancro in tre giorni, facendo infuriare particolarmente Fedez. La risposta. La Mazzini, rivolgendosi a Chiara Ferragni, avrebbe scritto: "Ciao Chiara, anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi. Il rapper, però, a questa accusa non ci sta e risponde su social: "Non è la prima volta che questa attivista appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d'urgenza tramite Sistema Sanitario Nazionale come qualsiasi comune mortale." Infine, aggiunge e conclude: "Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili, forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura."Grazie per aver guardato l'intero video.
metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.